molto spesso da parte dell'imprenditore si pensa che il breve, il cosiddetto breve e il cosiddetto lungo siano due cose che non si parla. In WinTheBank noi diamo molta importanza invece al tempo, perché il tempo ha un valore finanziario. Voglio parlarti brevemente di un errore che è successo ad un'impresa, ed è un errore classico, è un errore tipico. Questo errore ha a che fare qualche volta con la natura stessa dell'imprenditore. L'imprenditore, per sua caratteristica, deve essere un soggetto ottimista. Se non è ottimista, non può fare l'imprenditore. Allo stesso tempo, quando tu negozi con una banca, tu hai a che fare con un soggetto che è tendenzialmente pessimista, perché altrimenti non può fare la banca. Cioè, rispetto allo stesso scenario, rispetto allo stesso oggetto da considerare, l'ottica dell'uno deve cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, l'ottica dell'altro deve cercare di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Ora, io non voglio fare della filosofia, perché chiaramente parlare di ottimismo o pessimismo significa entrare in ambiti soggettivi, ma voglio parlare proprio di questo atteggiamento culturale, per esempio quando si fa un investimento di medio e lungo termine. Sistematicamente, quando si produce un documento alla banca, chiamatelo business plan, piano industriale, budget, chiamatelo come volete, molto spesso la determinante dell'ottimismo entra nelle valutazioni. Ora, c'è una profonda differenza tra l'ottimismo e il sano realismo. È chiaro che il secondo serve, e il primo no, anzi, è foriero delle più grandi disgrazie. Perché è foriero delle più grandi disgrazie? Perché molto spesso, ti faccio un esempio, l'impresa industriale che fa un grande investimento su un impianto e sta ad ascoltare il consulente tecnico o il consulente commerciale senza fare una valutazione finanziaria dell'investimento. Questo impianto, ti dice il venditore, ti dice l'esperto del commercio, ti dice l'uomo delle vendite, si ripaga in 3 anni. Ora, questo tipo di atteggiamento è chiaro che è molto, come dire, confortante dal punto di vista psicologico. E quindi l'atteggiamento tipico dell'imprenditore è: che bello, se si ripaga in 3 anni, allora quando faccio la finanza, quando vado a chiedere la parte finanziaria dell'impianto, io calcolo che comunque in 3 anni lo so ripagare, in 4, top, in 5. Bene, nella fattispecie successe che si decise di fare ripagare un impianto di quel genere in 5 anni. Quando, probabilmente, se si fosse fatto, come andava fatto, uno scenario peggiorativo, uno scenario prudente, uno scenario che considerasse quello che può non andare bene nel lungo termine, quanti imprevisti possono succedere? Ecco, questa è la logica della banca, ma attenzione, io mi sento di consigliare quella logica anche all'imprenditore. Ma sai perché? Nel tuo interesse. Perché se tu entri in questo gioco, tu cominci a negoziare con lo stesso linguaggio suo. E qual è il risultato? Che probabilmente invece di ottenere un finanziamento a 5 anni, l'avresti ottenuto a 7, a 8, a 10, probabilmente. E cosa sarebbe stato il risultato? Che invece che trovarti, magari dopo 1 anno e mezzo, o 2 anni, o 3 anni, ad avere delle difficoltà di rimborso di una rata semestrale, non avresti avuto problema. Ma sai qual è il problema? Il vero problema non è soltanto il fatto che magari sconfini per quel pagamento, perché ti trovi che poi non era così vero che si ripagava in 3 anni come ti avevano raccontato, ma soprattutto entri in un circolo vizioso. Perché circolo vizioso? Perché a questo punto è il lungo che va a condizionare il breve. Perché se tu sconfini su una rata di medio lungo, a parte il fatto che è la cosa peggiore che puoi fare, ma soprattutto in quel caso peggiori fortemente al rating, e quindi vieni messo in difficoltà sull'acquisizione di finanza cosiddetta a breve. Ecco perché c'è una relazione nelle scelte tra il lungo e il breve, e quando fai delle scelte di lungo, ricordati sempre che quel lungo, come ti diremo in WinTheBank, è fatto di tanti momenti.